Beh, diciamo che un calo c'è stato, perché il gioco non è stato lo stesso visto nelle due o tre partite di Champions, però ce lo si poteva anche aspettare. Poi il risultato in questo momento era forse l'unica cosa che contava, perché quando c'è da giocare un passaggio di turno si bada più a quello che non alla qualità del gioco. Bene, bisogna fare chiaramente complimenti alla squadra, al lavoro fatto, perché passare questo turno non era per niente scontato, soprattutto per come recitava la classifica prima della partita. Quindi era una partita da fare 3 punti, abbiamo fatto 3 punti fondamentali sia per la Coppa Italia che poi per la classifica attuale. Quindi bene. Senti, bene anche il recupero nel secondo set, quando la squadra era indietro 18-20 ha chiuso praticamente con un parziale di 6-0. Sì, lo sapevamo che con Casalmaggiore quella era una delle grosse, dei grossi rischi che si poteva correre, perché alla fine loro sono una squadra che difende tanto, batte bene e soprattutto si mura poco. Quindi anzi, abbiamo fatto per 1.5 set una partita a inseguire palloni a destra e sinistra, perché ci prendevano tutte le dita possibili immaginabili. E io penso che in quelle situazioni lì sia importante riuscire a rimanere attaccati al punteggio. Noi l'abbiamo fatto, anche quando eravamo parecchio indietro siamo riusciti a ritornare su. Bene, è un segnale di esserci comunque sempre con la testa, anche dove non ci arriva il fisico. Senti, oggi era una partita un po' speciale per te, dall'altra parte della rete incontravi Carlo Parisi, com'è stato? Vabbè, emozionante già vederlo stamattina, poi sono quelle cose che quando inizia è un maestro, speri sempre prima o poi di sfidarlo 1-1. È bello, bellissimo, spero che per lui sia stata la stessa cosa, sono sicuro di sì. Dopo poi il risultato è quello che è, va bene, però in sé a livello umano la partita aveva tanti valori. Senti, ultima domanda, adesso l'asticella si alza ancora un po', domenica Chieri che è anche casa tua. Domenica Chieri che oltre a essere casa mia è la partita dove ci abbiamo lasciato le grosse penne, quindi penso che abbiamo un po' il dente avvelenato e Chieri è una squadra che non è che abbia bisogno di essere presentata, gioca una pallavolo evolutissima. E noi dobbiamo fare una bella sferzata sul nostro muro difesa. Credo che quello lì sia un aspetto che ci darà la possibilità di competere in casa loro, in un palazzetto che è complicatissimo per tanti motivi, contro una squadra che gioca una pallavolo veloce, organizzata, attenta sotto tanti punti di vista. Quindi sarà una bella partita.